Buonasera a tutti.
innovazioni, il tecnico della rimozione 11, io non mi aspettavo neanche tanto entusiasmo da parte delle persone importanti, come il signor Gingareggio, il signor Alberio, Catracci, tutti i componenti municipali. Che devo dire? Ringrazio tutti e spero che quello che è stato detto si possa avverare veramente, ma questo Ponte a Roma sarebbe una cosa veramente eccezionale e speriamo bene. Grazie di nuovo a tutti. Buongiorno a tutti, sono Luigi Schiani, insieme a Idro esercitiamo questo fantastico mestiere di tecnici della palestra. Ringrazio tutta le istituzioni che ci hanno sostenuto il nostro progetto, ci sono state vicine dai più lontani e più vicini attuali, perciò speriamo di continuare questa grande parola, quella che ha portato poi il coronamento di Giovanni Carlos alla cintura olimpiade del 9 gennaio e che questo sport venga valorizzato perché in questi anni è scomparso, diciamo, dalle piazze importanti e vorrei che questa attenzione, come adesso siamo arrivati a un titolo così importante, da una borgata, dalla Montagnola, abbiamo portato, pugilato ai titoli, diciamo, internazionali e una volta che si spengono le luci torniamo nell'anonimato, perciò bisogna sostenere di portare questo sport a fare un mondiale per uno, come ci abbiamo accennato in altre sedute, questo sport va valorizzato perché Giovanni, come altri ragazzi che stanno crescendo nella nostra palestra, ci possono dare soddisfazioni e continuare questa fantastica storia che è la nostra. Ringrazio tutte le persone presenti, alcuni già ci conoscevano da prima di questa vittoria e ci sono stati vicini anche quando eravamo sconosciuti, perciò ancora di più grazie. Va bene, grazie a tutti. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Che dire, sono strafelice perché una parte del mio sogno si è avverato. Sono manager, un mio atleta è diventato un campione del mondo. In Inghilterra i campioni del mondo vengono ricevuti dalla Thatcher e incoronati come barone, come lord. In America vengono ricevuti dalla Casa Bianca. A noi non ci interessa tutto questo, a noi interessa soltanto che l'umilissimo Giovanni De Carolis possa fare il titolo mondiale qui a Roma, perché vorremmo che Roma ritornasse quella che era negli anni 60, ovvero la capitale della boxe mondiale, quando suo figlio del Palazzo Ottomani salivano i vari Manzoni, Marinino Benvenuti e tanti altri. Ora io vi ringrazio per la vostra disponibilità, ringrazio Italo e ringrazio Luigi che sono i due maestri che se ne parla poco ma hanno creato qualcosa che va oltre il pugilato. E qui non c'è né destra né sinistra né centro, qui c'è sport e loro hanno saputo in breve tempo, hanno realizzato in breve tempo quello che tutti i maestri di pugilato, tutti i maestri di pugilato sogno nel mondo, costruire decine e decine di pugili e alla fine è arrivato il campione mondiale. Quindi di sostenere. Io mi ricordo
quando c'erano i maestri, ci vedevamo con Davide, per pianificare tutto quanto, quando su di noi non ci scontava nessuno. Quando siamo andati su in Germania, eravamo i nostri sfavoriti, abbiamo sempre fatto la parte di quelli che era scontata da dovevano essere tutte queste giustiziate. Io veramente, questo è per me il regalo più grande, essere promotore di questa spero rinascita. Però ripeto, i riflettori più che puntarli adesso addosso sulla vittoria, io li voglio, vorrei che venissero puntati su chi viene dopo di me, perché veramente ne hanno veramente bisogno. Italo e Gigi l'hanno fatto per tutti questi anni in palestra e tutto quello che hanno fatto per me, credetemi, l'hanno fatto dal bambino di 5 anni all'uomo oltre 50 in palestra, hanno sempre avuto una parola di motivazione per tutti quanti. E se riusciamo ad avere una professionalità dietro, con delle figure che oltre ad essere un esempio morale, possono essere anche una guida tecnica, sportiva, come si deve, veramente sarebbe una realizzazione di un sogno per tutti noi giovani che ogni giorno andiamo a allenarci in palestra. Quindi io nuovamente ringrazio tutti quanti, a uno a uno tutte le persone che stanno qui e spero che il messaggio arrivi più in alto possibile. Il fatto di perdere il titolo mondiale a Roma potrebbe essere anche quello modo di far vedere alla gente che il nostro sport c'è e che veramente da lì si possono vedere quelle tante bellissime cose. Ringrazio tutti. Bravo Joao, bravo. Abbiamo tutta di cassa, dice pure lì, e poi ritarderemo. Comunque, no, l'avete detto voi, noi ci tenevamo quando Silviano mi ha chiamato per telefonare alla palestra a vederci qui insieme. Questo è poi appunto il luogo delle istituzioni regionali con Giovanni, con tutto il gruppo di Boss, per motivi molto semplici. Primo, perché è giusto vedersi anche per motivi positivi, belli, e per raccontare una bella storia. E poi perché, come avete detto, secondo me è molto giusto sottolineare, stare vicino, sostenere, credere in alcune cose che rappresentano questa vittoria. Atmosfera di sport sano, pulito, trasparente, fatto, come ha detto Massimiliano, 365 giorni l'anno di innanzitutto sacrifici, di passione, di voglia di non arrendersi, ma di sacrifici, di rinunce, di impegno, di margine di serietà, probabilmente anche di urlate rispetto al rigore, ma che in qualche modo campione del mondo, i campioni italiani presi anche dalla palestra. Chiamo per la prima premiazione il presidente del municipio Andrea Catacci. C'è poco da aggiungere a quanto detto e visto, questa vittoria esemplare di umanità, di profondità sociale e di sport. È una storia che negli anni si è riempita sempre di più di protagonismo da parte di tanti giovani che in questa palestra ci sono entrati, ci sono rimasti, di quelli che ci sono affacciati e sono andati, le tantissime iniziative che si sono moltiplicate negli anni hanno ricostruito proprio quello che prima veniva ricordato da Giovanni e dagli altri interventi, la necessità, hanno richiamato la necessità di attenzione su uno sport importante, su uno sport che ha anche una profonda storia con questi quartieri che ci si intreccia profondamente. Voglio ricordare le iniziative che abbiamo fatto con la D-Box, con quelle che hanno guardato la storia di memoria di Moroni, la storia di qualche anno fa, e la storia recente di memoria del Renato Piacenti, no? Un nostro amico che frequentava la palestra e che purtroppo non c'è più per un vile agguato. Ecco, su queste cose abbiamo costruito tanta relazione e quella palestra è oggi il centro, il simbolo di come da niente si possa arrivare al filo del mondo e si possa costruire storie esemplari, quelle di tanti ragazzi che fanno la stessa. Grazie. Allora abbiamo qui Alessandro Vanzani, campione italiano universitario della categoria Belter.
prossima premiazione, chiamo il presidente del CONI regionale del Lazio, Riccardo Viola. Presidente, un breve saluto. Grazie, buongiorno a tutti, complimenti a tutti voi, perché al di là del titolo avete rappresentato qualcosa di importante al territorio, all'istituzione e tutto quanto. Io devo lasciare la provincia per sette giorni. Io credo che una città che si cambia da decine, che vuole portare avanti il processo, credo che di fronte a una sfida, a un invito di questo, dobbiamo rispondere tutti. Per quanto riguarda il fuori Lazio, la massima disponibilità che trasferirò a livello nazionale, perché credo che Roma meriti un grande evento legato al pugilato, perché a noi di una certa generazione ci fa tornare indietro di 40 anni, ci fa rendere, cioè, ma soprattutto dare il giusto valore a tutte le discipline. E credo che voi da questo punto di vista siate in credito nei confronti degli altri sport. Quindi, ancora complimenti. Scusa, tra virgolette, per quello che non abbiamo fatto in termini di sicurezza e di quelli che andranno. Grazie Presidente, siamo Gabriele Minardi, campione italiano universitario della categoria Super Tennis. Grazie, per la prossima premiazione chiamo Flavio D'Ambrosi, consigliere federale della Federazione Pugilistica Italiana. Consigliere, domande. Buongiorno, buongiorno Presidente. Giovanni, tu sei straordinario come atleta, come campione, ma anche come atleta. Perché il tuo richiamo ai giovani è stato veramente esemplare. Sei straordinario come straordinario. Permettimi di dirtelo, vicepresidente, ho seguito come te la crescita della palestra di boxe economici. Sono stato presidente del Comitato Regionale Lazio e della Pugilato, quindi ho visto crescere la struttura e due persone straordinarie, come Italo Martinoli e Gigi, hanno veramente creato e creano ogni giorno un miracolo nel fare una funzione sociale che è eccezionale ed è straordinaria. E permettimi anche di fare i complimenti a Davide Buccioli, perché lui alla fine ha permesso a Giovanni, ha permesso ai tecnici di creare qualcosa di straordinario per tanti di te. E so quanto Davide, tra l'altro, ha combattuto in questi 10 anni per trovare degli spazi. Quindi anch'io finisco ancora e finisco, Presidente, ti prego, porta qui questo mondiale perché lo merita Giovanni, perché lo merita la Team Box 011 e perché lo meritano, lo merita Davide Buccioli come manager e lo merita il grande e appassionato popolo del pugilato che qui veramente migliaia e migliaia di persone seguono questo sport ogni giorno. Grazie. Grazie consigliere, siamo Alessandro D'Amore, campione italiano di categoria. Grazie, e per la prossima premiazione chiamo qui il nostro assessore allo sport, l'assessore allo sport della Regione Lazio, Rita Visini. Grazie, buongiorno a tutti e complimenti ragazzi, davvero complimenti. Chiaramente è stato detto tanto, a me preme dire questo, lo sport è uno strumento fondamentale per il servizio per l'inclusione sociale. A questo ci crediamo, alle parole, e faccio seguito a quanto detto dal vicepresidente e dal presidente, lo sport forma per la vita. Tanti ragazzi non hanno purtroppo queste possibilità. E allora, come non mai, siamo riusciti noi in questo quadriennio dei fondi europei, eccetera, addirittura a portare dei fondi europei negli interventi sportivi. Quindi abbiamo fatto in modo che dei fondi europei vadano a sviluppare l'attività sportiva soprattutto per quei ragazzi che magari vivono in condizioni disagiate. Questo, e l'abbiamo riportato anche dentro, perché sapete, io ho anche la delega alle politiche sociali, negli interventi per le famiglie. E o meglio,
quelle famiglie che sono disagiate economicamente possano dare la possibilità ai propri figli di praticare sport attraverso degli accordi che i comuni fanno con delle associazioni sportive. Quindi le attività ce ne sono, le possibilità ce ne sono per tutti. Questo perché? Perché il punto fondamentale è che noi crediamo che lo sport sia un diritto di tutti, quindi è un diritto di cittadinanza, in quanto tale deve essere, poter essere usufruito da tutti. E allora, con questo io vi auguro ancora buon lavoro a Pensando, ancora da camminare, anche per te un grandissimo in bocca al lupo, e speriamo di venire a vedere tutti qui a Roma. Grazie. Grazie. Siamo per la presentazione Mattia Paraoni, campione italiano universitario a categoria Massi. Il più alto nel mondo. Allora, siamo il presidente Zingaretti, vicepresidente Smeriglio per la prevenzione del nostro. Allora, Giovanni, perfetto. Aprile tutti, no, anche i ragazzi. Sì, anche gli altri ragazzi per una foto, presidente. Io Pietro, io del quanto posso dire. Pietro, siamo loro, no? Sì.